Buonasera, eccoci qua, stiamo per cominciare Mafia e politica, 'Ndrangheta e politica alle porte di Roma, un documento straordinario che farà discutere tra pochissimo qui. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa puntata importante di Piazza Pulita, una puntata speciale. Sei mesi fa abbiamo trasmesso un'inchiesta molto forte, molto circostanziata, un'inchiesta di Alberto Nerazzini che vi abbiamo anche mostrato qualche settimana fa di nuovo, che documentava l'infiltrazione di 'Ndrangheta, di malavita organizzata nella società, nell'economia e nella politica di due comuni simbolo del litorale romano, alle porte di Roma, Anzio e Nettuno, luoghi della buona borghesia romana, dove la buona borghesia laziale va in vacanza. Ecco, dopo sei mesi siamo tornati in quei luoghi e probabilmente anche con l'aiuto dell'inchiesta che abbiamo realizzato, la prima inchiesta, i comuni di Anzio e Nettuno sono stati sciolti per mafia. Due comuni con due sindaci, il sindaco Candido De Angelis ad Anzio e il sindaco Alessandro Coppola, entrambi sostenuti da coalizioni di centrodestra e supportati in primis dalla Lega di Salvini, non sono più sindaci. Quel comune è stato commissariato per decisione del governo, del ministro Matteo Piantedosi, ancora prima del prefetto di Roma Matteo Piantedosi, prima che diventasse ministro. Il documento, il film inchiesta che stiamo per mostrarvi è ancora più potente, è ancora più esaustivo nel documentare le ragioni di questo scioglimento clamoroso di questi due comuni per infiltrazioni di 'Ndrangheta. Quello che noi vediamo, quello che emerge è un sistema che parte dalla violenza di strada, dal controllo della droga e poi come una piramide sale, coinvolge l'economia, movimenta milioni e milioni di euro nella ristorazione, nel sistema dei rifiuti, nell'edilizia, persino nel mondo dei media e del giornalismo. La piramide arriva poi alla politica. State insomma entrando con Alberto Nerazzini e con l'aiuto di Gregorio Romeo e di tutta la splendida squadra di inchiesta di Piazza Pulita in un mondo di impunità, di assefazione, dove davvero siamo alle porte di Roma, ma sembra di trovarsi in quei comuni che avete solo immaginato, magari del profondo sud 'ndranghetista, dove la 'Ndrangheta è nata, dove ha posto le radici più forti. Esiste un fenomeno potente, ripeto, che ha steso i suoi tentacoli fino alla capitale d'Italia, e un governo come questo che predica la sicurezza, le regole, il rispetto della nazione e della legge non può attardarsi ad affrontare questo fenomeno gravissimo. La lezione che arriva da questo film inchiesta a cui assisterete è che quello che è successo oggi ad Anzio e a Nettuno documenta un'avanzata progressiva della criminalità organizzata in posti insospettabili, e quello che succede ad Anzio e a Nettuno domani potrà succedere in altri luoghi d'Italia. Seguite con noi questa inchiesta. Roma e la sua amata sponda di mare. Due cittadine, Anzio e Nettuno, l'una attaccata all'altra. Sono la storica e dolce dépendance della capitale e insieme sono la seconda città del Lazio. Soprattutto ad Anzio e Nettuno è bene andare e tornare più volte, per capire. Già perché mettere a fuoco non è semplice, ma poi qui tutto si vede meglio. Non solo, molte cose si possono anche sentire, grazie a una brillante indagine dell'antimafia.
Gallace, Maddaffari, Perronace, Spanò, Tedesco. Tenete bene a mente questi nomi, che ritroveremo spesso in questo viaggio nell'Andrangheta di Anzio Nettuno, dove tutto si ribalta e intreccia. La politica fa eccezione? No. Rapporti, amicizie e scambi sono documentati. Riguardano Anzio, dove nel giugno 2018 diventa sindaco, per la terza volta, l'ex senatore Candido De Angelis. Una lunga carriera tutta a destra, oggi con la Lega di Salvini. Ha vinto Candido De Angelis, ha sbagliato proprio la grande, sbagliato proprio. Vince al primo turno. Vince. No, vince al primo turno, quindi non può ricacciare nulla. No, grazie, è venuto a partito. E i rapporti con la mafia riguardano la politica di Nettuno, dove esattamente un anno dopo, nel giugno 2019, è eletto un altro sindaco di centrodestra. Si chiama Alessandro Coppola ed è al primo mandato. Io Coppola siamo amici con me. Mi attacco. Un calcio, pure a Coppola. A fine novembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, delibera lo scioglimento per mafia dei due comuni, quelli che insieme fanno la seconda città del Lazio. Di inizi buoni per raccontare questa grande storia ce ne sono diversi. Più semplicemente ripartiamo dal 17 febbraio scorso, il giorno della maxi operazione antimafia denominata Tritone. Un'indagine durata anni, realizzata dal nucleo investigativo dei Carabinieri sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Con 65 arresti si colpisce la locale di 'Ndrangheta alle porte della capitale, che ha l'autorevolezza di società maggiore, ovvero potere criminale, ai massimi livelli e indipendenza dalla casa madre. Proprio in quei giorni, subito dopo gli arresti, siamo venuti qui per la prima volta. Poi abbiamo deciso di tornare con l'autunno. In mezzo, giusto il tempo leggero dell'estate, la specialità del territorio. La procura di Velletri sta indagando sull'omicidio avvenuto la notte scorsa di un pugile di 25 anni, Leonardo Muratovic, che era originario di Aprilia e che è stato accoltellato e ucciso all'esterno di un locale ad Anzio, al termine di una lite. È l'omicidio della Bodeghita. 16 luglio, sabato notte, nel pieno della movida sul lungomare, un 25enne colpito a morte. Qualche ora dopo, altre accoltellate, addirittura dentro il commissariato, dove il padre della vittima entra armato e si scaraventa su due buttafuori chiamati per essere ascoltati. Padre della vittima, pugile dilettante di origini croate ma italiano di nascita, ha accoltellato due bodyguard del locale mentre attendevano di essere interrogati in commissariato. Dopo mesi, il locale è ancora sotto sequestro, assieme a tutte le immagini di quella notte. Mi ha detto di chiamarla e di dirle che per il momento non può rilasciare interviste perché ci sono indagini in corso. Insomma, non rilascio nessuna intervista, no? Cioè, non so che dire, guarda. Non parla il responsabile della società di buttafuori, non parla il gestore della bodeghita. Quattro giorni dopo l'omicidio, a Roma, si costituiscono due fratelli. I fratelli Etrissi hanno origini marocchine, ma sono figli del litorale e delle case popolari dello Zodiaco. I suoi figli sono in carcere adesso. 3 anni che non parlano, non vive. Ah, non ha rapporti con loro? Parli con l'avvocato. Perché l'avvocato si è fermato, ha detto l'ho parlato con lui. Adam, il più piccolo, 21 anni, non ha precedenti e si accusa di tutto. Il più grande, Ahmed, oggi invece ha 26 anni e vanta una carriera da predestinato. Quando non è ancora maggiorenne, accoltella il fidanzato della sorella. Il secondo arresto arriva 2 anni dopo. Eccolo scaricare nella notte 5 colpi dentro la casa di un pregiudicato con una pistola rubata. Infine, le foto di Ahmed e Drissi in famiglia.
ritratti coloratissimi, in posa, quasi irreali, con i figli e la moglie Beatrice. Beatrice è una gallace, è figlia di Angelo, oggi in carcere per 'ndrangheta e per droga. Sì. Dai, Beatrice. Sì, via. Io sono Alberto Nerazzini, mi dispiace disturbarla, sono un giornalista. No, guarda, lasciamo stare. Mi può... No. Volevo verificare un po' di informazioni, no, tutto qua. Informazioni, no. Ciao. Ciao, arrivederci. Il PM che indaga sull'omicidio della Bodeghita ha secretato tutti gli atti. Evidentemente non si tratta solo di una rissa finita male. L'omertà però è generale. Poi l'altro fatto è che qui tutte le strade portano ai Gallace, la famiglia di spicco della locale di 'Ndrangheta. Alberto. Gina. Nerazzini, piacere. Io non do nessuna dichiarazione se viene per mio genero o per qualcuno, perché mio genero non c'entra niente. Spero che esce pulito. Ahmed. Sì. Ok. Gina è la mamma di Beatrice, la moglie del boss Angelo Gallace. Vincenzo, da poco diciottenne, è il figlio più piccolo. E poi c'è la nipotina, figlia di Ahmed e Beatrice. Ma non è strano un rapporto, glielo chiedo perché mi occupo dei Gallace da tempo, cioè un rapporto accettato da una famiglia calabrese come quella di suo marito con un nordafricano? Sa, si dice e che c'entra? Lui è nato qua, italiano. No, non ma siamo io... razzisti. Esatto. Pensa, mio padre voleva che mi mettevo con lui, che era calabrese, pensa un po'. La mentalità. Perciò. Basta che sono bravi ragazzi, vanno bene a miei figli, vanno bene ai miei nipoti e rispettano la famiglia. Noi non ci abbiamo niente da dire. Ma lei compariva già nelle carte di Appia, no? Come compagna di. Ah, come moglie. Moglie, ecco, lì parlavano di convivente nelle carte, invece siete marito e moglie. Di Angelo. Di Angelo. La moglie. Il marito è un santo. Punto, solo quello posso dire. Da quanto tempo non lo vede? Persona. Lo vede, immagino, in visita, ma da quanto tempo sta dentro? A novembre 2 anni. E c'ha? Ma questa è una cosa vecchia, del 2004, ero incinta di lui. Appia. La 'Ndrangheta dei Gallace quindi riconosce il diritto di cittadinanza. Lo Stato italiano, invece, sullo Ius Soli, è impantanato da anni e capita che ce ne metta una ventina a condannare definitivamente i vertici di un clan. Angelo Gallace, per il filone giudiziario Appia, va in carcere solo 2 anni fa, quando invece suo cugino, Antonio Gallace, detto Michael Jackson, ai vertici del clan, decide di darsi latitante. Il 21 luglio scorso non è solo il giorno in cui Ahmed, con il fratello, si consegna per l'omicidio della Bodeghita. Prima dell'alba, i carabinieri del ROS arrestano il super latitante Antonio Gallace. Legatissimo alla famiglia, non si era mai allontanato dalla casa di Nettuno. Lo trovano nel nascondiglio ricavato dietro un armadio. E ora dobbiamo tornare al 17 luglio, il giorno dopo la notte della Bodeghita. La rinascita. Perché tra l'altro la coltellata più pericolosa... L'ha presa una qui, poi si è riparato, l'ha presa un'altra qui e una dietro i reni. E quindi è una furia. Dentro la caserma, lo ripeto, fino alla morte, mio figlio stava dentro all'ufficio del Comune. Ho aperto la porta, è stato aggredito da Muratovic. L'ha dichiarato anche il signor Muratovic. 17 luglio 2022, il giorno dopo la notte della Bodeghita. Intorno all'ora di pranzo, la polizia interroga i responsabili della sicurezza del locale come persone informate sui fatti. Dentro al commissariato c'è anche Nino Muratovic, il padre della vittima. È armato di coltello e si scaraventa sui buttafuori. Prima di essere fermato riesce a colpirne 2. Il primo, ferito da 4 accoltellate, rischia la vita. È il figlio di Francesco Casolari, culturista, ex campione olimpionico di baseball, che corre al commissariato. Come una tragedia greca, perché Casolari conosce quel padre che per vendicarsi gli ha quasi ucciso il figlio e conosce quel giovane pugile ammazzato poche ore prima. L'ho allenato io per parecchio tempo, era un ragazzo promettente nella box. Poi io l'ho perso di vista, lui da qui è andato a Biglia,
gli anni sono passati, il padre mi lasciava in palestra a me, Nino Muratovic. Se il padre è venuto direttamente e se l'è presa quel buttafuori che non c'entravano niente, evidentemente qualcuno l'avrà indirizzato verso il buttafuori. Tu sei stato accoltellato dentro? All'interno. All'interno? All'interno, alla porta dell'ufficio denuncia. Stavo là, sulla, appena aperto la porta mi sono ritrovato dentro la pancia col coltello. Quindi. Il buttafuori della Bodeghita, accoltellato dentro al commissariato di polizia, ha subito una lunga operazione. Gli hanno ricucito la milza e un rene. Mi sono anche incazzato con il signor sindaco di Anzio, perché il primo cittadino mi diceva, l'ho chiamato dopo due giorni, mi ha detto che non sapeva niente, tu non sai una cosa che succede tra Casermanda, il paese tuo, buttati dalla finestra, io te lo faccio, l'ho chiamato, io non ho problemi con nessuno. Buongiorno Candido, sono Francesco Casolari, mi aspettavo una telefonata da te, invece manco per cazzo, va bene così, comunque voi mi dovete dare tutte le spiegazioni. E tutta la città di Anzio per quello che è successo a mio figlio. Grazie della telefonata che mi ha fatto, eh? Ok? Buona giornata, signor sindaco. Sabato 12 novembre, la cerimonia per il ricordo dei caduti di Nassiriya. Tutte presenti le autorità, tutte tranne una. La partecipazione del sindaco di Anzio, Candido De Angelis, era garantita e invece la cerimonia si apre proprio con la notizia del suo improvviso forfè. Candido De Angelis, che oggi si scusa di non poter essere presente in questa piazza, ma che sarà rappresentato sicuramente degnamente da parte del nostro assessore alle finanze e al patrimonio, Eugenio Ruggero, che oggi tra l'altro per la prima volta indossa la fascia in una cerimonia istituzionale, quindi io direi di lanciare un applauso, se siete d'accordo. A quanto pare il sindaco è piuttosto inafferrabile e ben poco presente ultimamente. Assessore, posso disturbarla? Posso disturbarla? Simone Razzini della Sette, giornalista. Come sta? Beh, tutto a posto. Niente, De Angelis. Mi dà un secondo che c'ho un pronto intervento del gas che devo passare, se no. Ah, perché lei lavora. Lavora al Medan. Il sindaco per un giorno è capo unità operativa per il secondo operatore del gas sul territorio nazionale, ma non è da sottovalutare nemmeno il suo ruolo politico. Assessore al bilancio e al patrimonio, uomo della Lega di Salvini e soprattutto uomo scelto del sindaco di Anzio, De Angelis. Noi siamo qui perché ci stiamo occupando ovviamente anche della vicenda potenziale commissariamento post operazione Tritone, visto che non ci siamo mai conosciuti, insomma, ho la fortuna di parlare con un rappresentante della Giunta, avere anche un'opinione sul radicamento della criminalità organizzata in questo territorio. Guardi, io sentore di criminalità organizzata vera, no, io non, cioè, leggo, vedo tutte queste cose, onestamente ho fiducia in quello che hanno fatto. Stanno verificando, non so come e perché, se non ci sono diciamo cose evidenti che vengano così divulgate liberamente. È giusto che si sappia se due assessori, un assessore in carica vanno a visitare un personaggio stranoto da un punto di vista giudiziario, in quel momento agli arresti domiciliari per droga. Io, cioè, è normale che vai per droga, onestamente non io rispetto a questa situazione che si è venuta a creare, ognuno di noi ha la sua. Personalmente non so esprimere un giudizio. Cioè, lei immagini se in tutta questa storia e in mezzo a tutto questo bordello ci capita pure qualche brava persona che non sopporta la vostra pressione. Cioè, lui sta riprendendo perché io non ho dato autorizzazione a fare un'intervista. Lei ma l'ha visto adesso il mio collega, noi siamo della Sette, facciamo televisione. No, dico, però non è che io ho detto rilascio l'intervista, sto qui, lei, io per l'educazione, lei mi ha detto una cosa, io sto qui a parlare con lei, però non è che io
se mi doveva fare un'intervista mi doveva dire guardi, vogliamo intervistarla, penso che almeno questo uno lo debba fare, cioè se lei mi deve parlare di qualche argomento io voglio essere almeno, mi scusi, c'è una chiamata. Pronto? Sì. Sì, dimmi. 3310-22-SP05-82-73 delle 13.03 per un odore di gas a contatore esterno nel comune di Aprilia in via Luigi Cherubini. Odore di gas ad Aprilia, è l'ennesima chiamata di emergenza. L'odore di mafia che invade Anzio e Nettuno, invece, l'assessore al bilancio non lo sente, non lo ha mai sentito. E altro che odore, in questo territorio diverse famiglie di 'ndrangheta sono radicate da decenni. Per esempio ci sono i Perronace. Il boss Nicola, detto il Bello, scomparso da una quindicina d'anni, ospitava qui i peggiori latitanti della provincia ionica di Reggio Calabria. Lo racconta il primo grande pentito di 'ndrangheta, Giacomo Lauro, quando gli domandano dove trascorse la latitanza alla fine del 78. Io passai il Natale e il Capodanno a Roma in località Falasche di Nettuno, assieme ad altri latitanti presso Nicola Peronace della zona di Guardavalle che aveva casa e abitazione a Falasche. E abbiamo trascorso il Natale, le feste, assieme alle nostre mogli e alle nostre famiglie. Questo è Pasquale Perronace, uno dei fratelli del boss Nicola. Pasquale è il fratello con la passione per la politica, circa 30 anni in comune ad Anzio da consigliere o assessore, all'inizio con la DC, poi sempre con Forza Italia. In tutto 7 fratelli che con la madre, all'inizio degli anni 60, lasciano Guardavalle, il loro paese in provincia di Catanzaro, dopo la morte del padre. Vostro padre, com'è morto? Mio padre è morto ammazzato. Così mi hanno detto. Sì, io non lo confermo io. Ammazzato giù in Calabria? Ammazzato giù in Calabria, io avevo 11 anni. E comunque è stato arrestato l'assassino di suo padre? Sì. È stato arrestato? Si è fatto 27-28 anni. Non mi poi quando esce dal carcere lo ammazzano? Quando uscito dal carcere? Lo hanno ammazzato. Io stavo in Svizzera. Però mi conferma? Io glielo confermo, però... Io gli dico che stavo in Svizzera. Ah, dai, già mette le mani avanti, dice no, io stavo in Svizzera. No, stavo in Svizzera, stavo lavorando in Svizzera. Bel nome, Antonino Belnome, lei sa chi è? Non conosco. Chi è un pentito mai di... conosciuto. È un pentito di 'ndrangheta importante, che era il capo della locale su in Lombardia. Non mi interessa. A Giussano, in Brianza. Non mi interessa. Lui parla della sua famiglia. E soprattutto parla di Davide, dicendo che lo vedeva anche giù, si incontravano giù a Guardavalle durante l'estate e che qui ad Anzio erano attivi sia nel traffico di stupefacenti sia, queste cose, sia nei rapporti anche con la politica. Ok, io di queste cose non so nulla e neanche mi interessa saperlo. Allora, chi parla in questa intercettazione è Davide Perronace, figlio del boss Nicola e considerato il braccio imprenditoriale della locale di 'ndrangheta sgominata dall'operazione Tritone. Siamo ad aprile 2018, le elezioni per il nuovo sindaco si avvicinano. Davide Perronace è ai domiciliari per traffico di droga. L'ex senatore Candido De Angelis è invece nel pieno della campagna elettorale. I due non possono parlarsi al telefono, men che meno incontrarsi, quindi il politico incontra il figlio del presunto boss, il giovane Gabriele Perronace, e il messaggio è recapitato. È un messaggio molto appassionato. Qualsiasi cosa, soldi, avvocati, qualsiasi cosa, stanno a disposizione, a me basta che mi fanno di più, questo a me pare, sto a disposizione, venisse che cazzo gli pare a dirmi che gli ho dato la mano, che l'ho appoggiato e poi non so io come rispondere. Il 10 giugno 2018 Candido De Angelis è eletto al primo turno. Già sindaco di Anzio dal 98 al 2008,
Dopo la parentesi da senatore della Repubblica, De Angelis torna così in carica per un terzo mandato. Di sicuro anche grazie all'aiuto di Davide Perronace, che pochi giorni prima del voto, in quest'altra intercettazione mai ascoltata prima, dichiara di spendersi per due candidati forti al fianco dell'ex senatore De Angelis. No, io ci do la mano a Pino e Lomberto e 4-5 voti ci do a cosa, a Marta e Di Carlo. Però Marta sa che se io sto dando la mano a lui, la relativa, cioè se ci sta sulla squadra io la mano che vado a Pino, sì, perché qualsiasi cosa vogliamo è sempre disponibile. Gualtiero, detto Walter Di Carlo, eletto nel listino del sindaco De Angelis, diventerà poi assessore all'ambiente. Pino il Lombetto, invece, è Giuseppe Ranucci, uno dei più votati in lista con Forza Italia, un altro fidatissimo del sindaco che lo nomina subito assessore ai lavori pubblici. Sì, sì, Davide c'aveva dei voti, no? E me l'ha dati a me, perché... Il problema è che il suo nome è finito qui, non perché Davide le ha portati i voti, perché Davide è uomo di mafia per la DDA, quindi i voti che porta la mafia sono interessanti per la DDA e credo anche per me. Per me Davide Perronace non è un uomo di mafia, Gabriele vorrei un figlio come lui. Poi però l'inchiesta dell'antimafia fornisce altre prove. Qui siamo nel febbraio 2020, quasi 2 anni dopo il voto, quando Davide Perronace ne ha ancora 3 da scontare agli arresti per droga. È sempre ai domiciliari, ma da un po', grazie alla Corte di Appello di Roma, può addirittura andare a lavorare tutte le mattine, anche il sabato. Infatti qui siamo nel piazzale della sua azienda di Autospurgo e stamattina riceve la visita del super assessore Pino Ranucci e del futuro assessore Walter Di Carlo. Questo chi è? Questo è Di Carlo che dà un bacio a Perronace Davide. E c'è, ho sempre stimato, poi quello che dice la gente, ragazzi, non è che vado a vedere se hanno la fedina penale pulita, questo è campagna elettorale, ragazzi. Il ragazzo mi ha sempre portato rispetto. Il ragazzo è Davide o il ragazzo Gabriele? Quello no, Gabriele proprio dice Gabriele, non c'entra nulla per me, Gabriele non è stato. Quindi suo padre sì, c'entra qualcosa? Non c'entra. Perché suo padre era già ai domiciliari. Ma tu non puoi portare. Suo padre era già ai domiciliari quando escono queste carte. Penso che era domiciliari, sì. Ah, sì. E io mi prendevo il caffè con lui, tutto lì, ma non usciva Davide Perronace, quando stava ai giugnari, stava dentro. Se la 'Ndrangheta fa delle cose che non deve fare, è normale che va fermata, ma non so tutti uguali, il problema è quello. Anche cioè ci sono 'ndranghetisti bravi, ma che sta dicendo Di Carlo? No, bravi, ci stanno i 'ndranghetisti che ci mettono sopra sta pecetta 'ndranghetista. Ma non sanno neanche che vuol dire 'ndrangheta, secondo il mio certo. Ah, ok, mi stai dicendo, questi che sono accusati di essere 'ndranghetisti... Non sanno neanche che vuol dire, poi se parliamo di 'ndrangheta dite voi, troppo ci stanno a parlare, i miliardi, i soldi, la droga, gli omicidi... Qui arriva, qui c'è un giro di cocaina enorme in questo territorio, ma proprio qui ad Anzio. Ma tu anzi di 'ndrangheta, sono tutti 4 drogati che stanno al quartiere loro. Ma che 4 drogati? Qui parliamo di 500 kg, ci sono intercettazioni. Questi sono i narcotrafficanti che organizzano dei viaggi da 500 kg, da 300 kg, da 258 kg. Da quando queste informazioni sono pubbliche, nessuna discussione o presa di posizione politica da parte della maggioranza. Ranucci si è dovuto dimettere, ma non per le sue frequentazioni in odore di mafia, solo perché 2 anni fa apparentemente perde la testa, si sdraia sotto la macchina dei vigili, insulta e accusa tutti, anche l'amico sindaco, perché non vuole i controlli Covid alla sua palestra milionaria. E il suo collega Di Carlo lascia a fine marzo scorso, oltre un mese dopo l'operazione Tritone, senza però fare alcun riferimento alla sua vicenda personale. Lei li condanna questi comportamenti? Se l'esito della questione diventa un problema... Stiamo parlando del momento in cui io, assessore di una città, vado... Può essere stato inopportuno in quel momento fare una cosa che forse normalmente, se l'avesse incontrato per strada, non sarebbe successo. Pur avendo le stesse cose, non sarebbe successo quello che è successo. È difficile incontrarlo per strada, essendo agli arresti. È così. Ma ad Anzio e Nettuno, dove le cose si ribaltano e confondono, negare l'evidenza può diventare una professione. Comunque, soprattutto sotto elezioni, i Perronace diventano richiestissimi.
non per questioni di spurgo, ma chissà perché, di voti. Ecco un'altra intercettazione esemplare. L'amministratrice di condomini Maddalena Noce riceve nel suo ufficio Gabriele Perronace, il cui padre, come sappiamo, è a domiciliari per droga. Qui la richiesta è spostare voti su una candidata leghista, moglie di un noto dirigente comunale di nome Droghini. Diglielo a papà e vedi se lo può fare. Vabbè. Gli dice Maddalena, vedi se lo può fare. Lavora con Droghini, è quello che lavora al comune. E mi ha chiesto lui di chiamare te e Alessandro Perronace. L'ufficio dell'amministratrice condominiale Noce è in centro. Noi però non superiamo la selezione alla porta. La sua difesa diventa telefonica, ma resta sorprendente. Quindi lei comunque chiede l'interessamento per votare una persona a un signore che è agli arresti per droga. Poi lei dice... Non lo sapevo. Eh no, lo sapeva perché... No, non lo sapevo. Io sapevo che aveva fatto un errore in gioventù. Mi aveva riferito Gabriele che il padre aveva fatto un errore in gioventù. In gioventù, ok. E lei gli ha creduto. Lei non sapeva che Davide Perronace è figlio di Nicola Perronace. No. Sì, ha ragione, sono una persona estremamente ingenua. Ok, però c'è anche... L'ho imparato a mie spese. Bene, c'è un territorio dove... Le persone ingenue o un po' fesse. Io li conoscevo solo come persone che lavoravano. Tutto qui. Tutto. E addirittura nella stessa intercettazione lei si propone anche di assumerlo, il padre Gabriele, ovvero Davide Perronace agli arresti per droga. È stata anche quella una frase per tirare su questo ragazzo che mi diceva che il padre aveva brutti pensieri in testa. D'altronde non avrei fatto l'assessore ai servizi sociali se non avevo questa indole, no? Che dice? Di dare sempre una mano. Già, e mica è un dettaglio di poco conto questo. L'amministratrice condominiale Noce, nel 2019, è nominata assessora alle politiche sociali di Nettuno, nella giunta di centrodestra del neoletto Alessandro Coppola. Qualche sera dopo la incontro per caso, fra un condominio e l'altro. Sì. È venerdì, dai. Però... Ci siamo già parlati. Mi sono riletto le intercettazioni di cui abbiamo parlato. Lei addirittura discute con Gabriele dell'ipotesi... Fagli sapere quando non ci sono i carabinieri, quando vanno via i carabinieri. È lui, sì. Nella maniera più assoluta. Lui parla, no, magari. Addirittura io dico: proverò a chiedere a Costantini se c'è possibilità di parlare con papà. Però poi lui dice: beh, guarda, l'ideale è andare appena vanno via i carabinieri, così no, poi. Assolutamente, lui. Non so che cosa ha sentito, ma non è proprio così. Non può vedere nessuno. No, se vuoi, possiamo fare. L'unico modo per farlo è che quando vanno a fare il controllo. Quindi quando vengono a fare il controllo, appena se ne vanno, ti chiamano. Chi viene? Carabinieri o polizia? Carabinieri, solito. Vengono tutti, vengono la finanza. Però carabinieri, di solito i muscoli. Vengono a fare il controllo, ti chiamano, ti dici dove stai, pure qua, o dove volevo. Sì, e se no gli dico, io vengo a Costantino. Voglio una... Sì, ciao. Io voglio una sorella Davide Perronace, ci posso andare? Dimmi come devo fare a Perronace, io ci vado. Guarda, se lo giuro, una direzione infinita, ma neanche per permesso per lavorare, niente. Non lo posso lavorare. Perché? Perché noi non abbiamo lavoro tipo dentro l'ufficio, noi avevamo un ufficio, e però lui viene, avendo lo spurgo. Il lavoro nostro è il lavoro che magari... Tu hai lavoro spurgo, e va bene. L'ufficio ce l'avevo. Ma se lo assumo io? Alla fine poi ci penserà la Corte di Appello a dare la possibilità di uscire all'arrestato Perronace. Tutte le mattine, anche il sabato, può andare all'autospurgo. E a proposito di intrecci, è interessante notare come quella mattina di febbraio di 2 anni fa, quando nel suo piazzale riceve l'assessore Ranucci e il quasi assessore Di Carlo, nella delegazione ci fosse anche un altro personaggio molto conosciuto, il napoletano Ernesto Parziale. Il suo primo piano, con pizza, invade le strade di mezzo litorale. Ragazzi, sono Ernesto Parziale, vengo da Anzio, gestisco la pizzeria Antico Grottino dal 1999 e oggi sono felice perché sono diventato campione del mondo della pizza gluten free. Un ristoratore premiato, a quanto pare non un politico. Uno si augura che un personaggio del genere abbia meno da nascondere e possa spiegarci anche solo le ragioni di quella delegazione tanto variegata in visita al Perronace agli arresti. Salve. Cercando il signor Parziale, cioè? Grazie. Lo sa chi sono io? No? Lo sa chi sono?
giornalista. Il giornalista, dimmi tutto, dai. Ho pensato di disturbarla. Sto lavorando. Prima del delirio, visto che è ancora presto. Però devo fare un paio di domande parziali, perché sai che mi sono occupato di Tritone. Sì, ma io non ti ringrazio, ma sto lavorando, cioè, e no. No, ma il 18 febbraio, perché lei era, accompagnava i due assessori. Io non dai Perronacci. Dai Perronacci. Ti ringrazio, sto lavorando. Io ti seguo, sei una persona squisita. Penso che sei una persona educata. Sto solo facendo il mio lavoro, lo so. Penso che sei una persona squisita e rispettata, che rispetti il lavoro delle altre persone. Sei una persona educata, io. Però sono anche uscite diverse cose, tipo il fatto che sei stato fermato in macchina con Letizia. Parziale? Allora, sono stato educato. Ma è giusto sentire la sua campana pure, no? In realtà il maestro pizzaiolo Parziale è un imprenditore vivacissimo e un campione di relazioni, anche con un boss importante dei casalesi, come Raffaele Letizia, vicinissimo a Nicola Schiavone. Un'altra mafia che da queste parti ha trovato una seconda casa. Ad Anzio, Parziale è stato sorpreso più volte in compagnia di Letizia e di un suo sottoposto. Infine, Parziale è il marito di Valentina Salcedo. Sono in primis una mamma di due bellissimi bambini. Ho un'attività commerciale con mio marito dove lavoro in prima persona. Legatissima al sindaco De Angelis, nel cui listino si candida nel 2018, Valentina Salcedo diventa assessora ad attività produttive, turismo e spettacolo. Nel 2021 entra ufficialmente in Forza Italia e ora è pronta per il salto. È stata infatti selezionata per un posto alle regionali del 12 e 13 febbraio prossimi. Pronto, dottoressa Salcedo, buonasera, sono Alberto Nerazzini, un giornalista. Guardi, la dottoressa Salcedo in questo momento è in regione. Ho capito, quindi non sto parlando con Valentina Salcedo. No. Non ho capito. Quando posso richiamare? Tra un'oretta, penso. Ok, questo è il numero della Salcedo comunque, perché... Sì. Ok, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. L'impressione è che la Salcedo finga di non essere la Salcedo, ovvero un metodo tra i più originali per evitare le domande. Comunque non risponderà mai più. In un territorio colonizzato dalle mafie come questo, non potevano mancare i casalesi degli Schiavone, che ai reati più tradizionali hanno sempre aggiunto la loro specialità, il dominio nel traffico illecito dei rifiuti. Gli Schiavone arrivano qui grazie all'immensa discarica di Borgo Montello, comune di Latina, ma solo 10 km da Nettuno. Carmine Schiavone, 1994, venne sentito in relazione a quello che era la presenza della camorra in questa zona. Uno dei, diciamo, degli affari principali è stato proprio la gestione dei rifiuti. Andrea Palladino, che la storia criminale di questo territorio la conosce bene, mi porta a casa di Paolo Bortoletto, allevatore e coltivatore, inesauribile leader dei comitati che da 40 anni si oppongono agli interessi sporchi della discarica. Guarda caso, queste patologie prima non c'erano. Non è che non moriva la gente di tumore prima, ma la percentuale. Cioè noi più ci avviciniamo, morti, c'erano a volte file di un centinaio di camion. I fusti venivano buttati in mezzo ai rifiuti e con la benda venivano rotti. È la seconda discarica del Lazio, la quarta d'Italia, una gigantesca isola di immondizia in mezzo a un mare di serre, piantagioni e poderi che non valgono più nulla. Le falde acquifere sono inquinate, è tutto documentato, ma il processo è vergognosamente rallentato. Oggi la discarica è in mano a due colossi dei rifiuti, i romani Cerroni e i milanesi Grossi. Vogliono ripartire anche con i soldi del PNRR e con il sogno del biogas. La legge però prima prevede la bonifica. Risulta dall'indagine, dalle inchieste, no, che sono stati sversati
rifiuti tossico-nocivi. Io sono contadino, io sono cresciuto in mezzo alle tame, ma tu con i rifiuti da sintesi chimica come fai a far biogas? Ecco, lì in fondo ci sono i terreni che erano della famiglia Schiavone, gestiti appunto da Michele Coppola, che sono proprio di fianco alla discarica. Gli Schiavone negli anni Ottanta comprano terreni e poderi, alcuni poi confiscati, ma non questo, rivenduto a una delle società che gestisce la discarica. Il pentito Carmine Schiavone è morto nel 2015, ma Palladino lo ha intervistato più volte. Si è fatto raccontare gli interessi dei casalesi su questo territorio, dove seppellivano fusti tossici e facevano summit di mafia, e dove ovviamente avevano i loro uomini. Ma noi sul mito l'abbiamo fatto andare a masseria là, dove tenevamo noi a Borgomondese. Com'era questa masseria? Nel senso, ma che l'ho fatto, ce ne stavano due, di qua stavano i capannoni con un appartamento sopra, di qua stavano andata gli elettrici per una casa che ci abitava già nuda. Che noi con Zannuto e gli imposi. Con Zannuto e Michele Coppola. Michele, io si trovo un porto d'arma. E Michele Coppola facevamo pigliare subito un porto d'arma che lui sulla zona. Di cui stavamo armati anche là. Qui l'uomo dei casalesi, dice Carmine Schiavone, è Michele Coppola, soprannominato Uzannuto, per via dei grandi denti. Uno che si è fatto 9 anni in carcere per estorsione e che ha sempre girato armato. E che accetta di bersi un caffè con noi. Oh, io non metto in dubbio, magari quello che ha detto sulla discarica è tutto vero, sia ben chiaro, io questo non lo metto in dubbio, io sto parlando di quello che ha detto su di me. Michele Coppola non mette in discussione le dichiarazioni del boss pentito Carmine Schiavone quando parla dei bidoni di rifiuti tossici occultati dai casalesi. Lo accusa di essere bugiardo quando parla di lui. Lei comunque si è fatto 9 anni di carcere, aggravati l'articolo 7, che è l'articolo... Sì, sì, il credito mafioso. Io non sono stato mai in mezzo a niente, io, mai. Ma infatti non è che ha detto che lei ha fatto chissà che cosa, ha detto che era l'uomo degli Schiavone nel territorio di Latina. Ma che lavoravo però! Vabbè, ma tutti i mafiosi lavorano, Carmine dice che semplicemente avevano interessi qui, avevano comprato delle terre, avevano comprato dei poteri e avevano messo... Sì. Lo sa, lo conosce meglio di me le dichiarazioni. Questo qua, sì, che hanno comprato la terra e mi hanno messo là, è vero, ma io sono stato a lavorare. Una zona così poco raccontata, così piena di storie di mafie, di famiglie di mafie diverse. Cioè io qua tra Anzi e Nettuno becco tutto, becco, ci sono i Gallacci, ci sono, arrivi qua ci sono gli Schiavone, ma c'è tutto, c'è tutto. A Nettuno è venuta anche la Rosa Maria Schiavone. Quella è la figlia di Carmine Schiavone. Sono venuti qua. Hanno preso una villa. Hanno cominciato a... Hanno terrorizzato tutto Nettuno. Io a volte pure, per esempio, conoscevo. Vedete che d'accordo con me? No, che è un posto interessante questo. L'affare dei rifiuti coinvolge il litorale anche attraverso dei broker legati all'imprenditore Gaetano Cerci e all'avvocato Cipriano Chianese, i signori dei rifiuti dei casalesi. Il più importante di tutti questi broker è di Nettuno ed è stato accusato di sversamenti illeciti dal cosiddetto ministro dei rifiuti dei casalesi, il super pentito Gaetano Vassallo. Si chiama Antonio Nocera, più volte indagato, anche arrestato. Non faccio più niente, non lavoro, non faccio niente, sono disoccupato. Quindi tutte sventure, è stato arrestato, è andato tutto bene, poi se ne è uscito pulito. Prescritti. Prescrizione non è il massimo, ma poteva andare... Non è che dipende da me, io sono andato a tutte le udienze, però non si sono mai fatte praticamente, una volta perché magari i testimoni del pubblico ministero non sono mai venuti. Ma lei magari potrebbe anche dire, sì, ho fatto rifiuti e fare rifiuti in Italia è impossibile perché se non hai rapporti con la criminalità non è così. Non è così, cioè il problema dei rifiuti in Italia è politico, non si può ancora nell'anno 2022 portare i rifiuti in giro per l'Italia perché qui non si può fare, là non si può fare, questo non si può fare, non è possibile. Vabbè, lei ha chiuso, basta rifiuti, me l'ha detto prima, no? Sì, sì. Poi le dichiarazioni di Vassallo, che lei ricorderà. Roba di 30 anni fa, che poi bisogna adesso bere. Però Cerci, questi qua li ha conosciuti. Certo, tutti. C'erano loro che gestivano i rifiuti là. Dopo la prescrizione con i casalesi, per Nocera altri guai giudiziari, tra intercettazioni, mazzette e appalti della gestione dei rifiuti.
come le accuse pesanti che finiscono e poi svaniscono al tribunale di Cassino. Infine ci sono le intercettazioni di Tritone. Interessante quando di Nocera parla il braccio destro del boss Gallace, Vincenzo Italiano. Io se mi metto subito a mandare una via, cosa se fanno venire fuori che una ditta è, o dice la trovo io, una ditta che dice deve essere pulita, dice cosa io comando il magistrato, se vogliamo mettere operai, che tu c'hai persone, mettiamo anche io, capito? Quindi se potremo creare una situazione che potremmo che dare competenza, ci pare. Insomma, l'uomo di fiducia dei Gallacci avrebbe parlato con Nocera, che sa di avere un passato troppo discusso. Per gli inquirenti, l'intercettazione racconta la possibilità e la volontà di partecipare alle gare di appalto insieme, utilizzando società con sedi fuori dal territorio. Come al solito fanno le cose precise loro? Da vedere come sono precise. Cose storte facevo solo io. Insomma, non solo tu, pure io. Questi invece sono Aurelio Droghini e Walter Dellaccio, due dirigenti radicatissimi nel comune di Anzio. Negli anni anche loro sono stati coinvolti da scandali e indagini. Dirigenti come questi si meriterebbero un capitolo tutto per sé, eternamente in combutta e in conflitto di potere con politici e assessori. Che schifo, ragazzi, a me mi cagavano il cazzo, ma guarda che siamo proprio a follia. Alla follia! Devi incominciare a far venire un po' dei peli sul cuore, però pure te, eh. Devi incominciare a fare un po' dei peli sul cuore, per tutto quello che ti hanno fatto, per tutto quello che hanno detto e per tutto il resto, perché insomma non è che poi continuiamo a mantenere certi rapporti con questi schifosi. Il passaggio dedicato alle assunzioni nella società dei rifiuti, all'epoca la Camassa Ambiente, è esemplare. Il morabito che è pregiudicato. A voglia! Pensa un po' che cazzo di gente ci sta a raccogliere la monnezza. Tutti così sono, di certo non ci avevo messi io. Ci hanno messi loro, che ci avevo messi noi? Appunto. E liste ce le davano loro, le liste del personale che dovevano assumere, capito? Comunque. Che te devo dire? Vabbè, ci vediamo domani? Sì, ok. Politici e dirigenti complici e la società dei rifiuti è un serbatoio di favori elettorali e raccomandati dell''Ndrangheta. Poi la grande pista dei rifiuti, che scuote anche l'inchiesta Tritone, ti porta qui, dalla signora Giuliana Ceci in Geracitano. Salve, piacere. Piacere, Giuliana. Mi scusi, sto fuori. Mi devo occupare anche di suo marito. E poi non sta qui a casa mia. Fallimento, la bancarotta fraudolenta per sì, l'accusa. Sì, quello che hanno messo sul giornale, però non è tutto vero, vabbè. Solo per la banca fraudolenta, come si dice? Fraudolenta. La mafia, quello, se mio marito è stato sempre un gran lavoratore, vabbè. La vicenda è sicuramente turbolenta e coinvolge anche la signora, indagata per concorso nella bancarotta fraudolenta per la quale il marito Antonio Geracitano, noto imprenditore dei rifiuti con la Gruppo Eco Imballaggi, a metà ottobre con l'abbreviato è condannato a 8 anni. Però se lo fa spiegare lui è meglio, perché io come parlo può essere che mi dice, tante volte mi dice tu non parlavi niente. Comunque guarda, va sulla via Valle Schioia, c'è il Deco, il Deco Alimentari, quella strada che c'ha di fronte. Perfetto. Entra lì dentro e poi quando sta così sulla destra... La signora insiste, anche perché il marito sta a 2 passi e è domiciliare a casa della suocera. In fondo l'intercettazione dell'indagine Tritone che ci porta da lui non c'entra niente con la recente condanna. Si tratta solo nel caso di confermarla e contestualizzarla. Ciao! Salve, sono un giornalista, Geracitano. Dimmi, che dici? Disturbo? No, entra. Sono, tanto mi presento, Alberto Nerazzini, giornalista, ho fatto anche già un'inchiesta sul Tritone. Sì, perché cos'era che hai fatto? Ho fatto questo documentario su Anzio e Nettuno, sull'operazione Tritone. Fammi capire. No, ma lei non c'entra niente con l'operazione Tritone, anzi, nell'operazione Tritone lei risulta, è citato, stavo come, riguardando come adesso, come minacciato. Minacciato, sì. Lei conferma le minacce?
No, io non è che confermo le minacce, perché io non sono stato minacciato, perché non mi ricordo, perché poi non ero io diretto, forse il commerciale. Davide Perronace lo conosce? Davide Perronace non lo conosco, Davide Perronace, non ho mai visto. Ah, il Davide, sì, quello, il figlio di, adesso non mi ricordo, sì, l'ho sentito. Il figlio di Nicola. Di Nicola, l'ho sentito, sì. Il figlio di Nicola, che insomma era considerato un boss dell''Ndrangheta. Quello l'ho così per conoscenza tramite visto, ma non conosce proprio, sì. Io non ho avuto mai rapporti con loro. Capito? Eppure sono entrambi originari di Guardavalle, paesello di 4.000 abitanti della provincia di Catanzaro. E non si capisce perché debba sminuire la violenza e la minaccia che in realtà avrebbe subito in prima persona, come racconta nell'intercettazione lo stesso protagonista, Davide Perronace, che lo va a trovare alla Eco Imballaggi quando scopre che ha sottratto un lavoro alle aziende di famiglia. Lo vado a trovare, entraci, dico, sì. Allora, dico, tu vuoi accogliarmi? Dico, vuoi accogliarmi? Aspetta, sta buono, mi vedete meno subito, immediatamente. Allora, dico, sono venuto qui per menarti. Aspetta un attimo, perché mi rispondi prima, dico, voglio che esci un po', no? Che te ne senti la testa? Tu ti stai al posto, tu, dico, che ti coccio tutto, tu puoi essere parente, che cazzo vuoi? La finanza lo arresta a fine aprile con Fabrizio Coscione, personalità scaltra e spregiudicata dell'imprenditoria romana. L'indagine è la quintessenza del diritto fallimentare, dalla bancarotta fraudolenta alla distruzione dei libri contabili. La condanna a 8 anni è recente e Geracitano vuole parlarne. Io invece provo a frenarlo, perché nella nostra storia lui un ruolo da protagonista ce l'ha a prescindere dagli ultimi eventi. Perché la dovrebbero votare? Votare perché prima di tutto sono che è soltanto sono un imprenditore che comunque si è candidato per cambiare qualcosa a livello locale. Ci è riuscito? Ma in parte. Dopo 5 anni in comune al fianco del sindaco Bruschini di Forza Italia, alle ultime elezioni con la sua lista Noi con Anzio, appoggia con decisione De Angelis, ma resta fuori dal consiglio. Precoce imprenditore dei rifiuti, ha fatto il presidente Ambiente e Sanità e ha ricoperto ruoli da esperto anche a livello nazionale. Lei sembra... romano. No, quello sicuro, però sembra un Berlusconi del litorale, perché c'aveva il gruppo imprenditoriale, politico, perché sì, lei ha fatto politica. Ma a livello sociale ho fatto politica, a livello sociale, perché io sono 10 anni... Con il sindaco, con la lista Candido Bruschini, De Angelis. Bruschini prima. Bruschini, Forza Italia. Sempre Forza Italia. Bruschini. Poi c'era pure il giornale. C'era pure il giornale, l'Eco di Udine ancora esiste. È sempre suo? È sempre mio, sì, sono editore. È ancora editore, sì. Lei? Certo. Io sono andato sul suo profilo Facebook... Lei vende di tutto, vende. Io c'ho. Vende, affitta pure un appartamento a Bologna, che io vivo a Bologna, sì, ho visto c'ho, che... C'ho affitto un appartamento a Bologna perché tutte c'ho... Tutte sue proprietà? No, quella è di mia moglie la proprietà. No, però ho visto una villetta qua, una villetta là, vende di tutto. Sembra... Io sono un affarista, non è che io faccio un po' di tutto perché c'ho. Certo. Le capacità di farlo, perché se allora che faccio? Non ho le capacità. Non le uso. Usale. Io vado oltre, io penso, nel frattempo che tu parli, io penso già oltre. Dove siamo adesso? Cosa sta pensando? Dimmi da una dritta. Cosa sta pensando? Io sto pensando tu quello che pensi di me, che non è giusto. Io sto lavorando ancora tramite telefono, lavoro ancora e faccio lavorare alle persone. Smart working. Non lo potrei dire, non lo dovresti dire questo però. Non mica detto io, l'ha detto lei. Non lo devi dire. L'ha detto lei, non l'ho detto io. Sì, ma non lo devi dire, io comunque... Comunque sta lavorando. L'azienda sta... Le aziende stanno lavorando. A me non mi interessa niente, io devo lavorare, non mi francavolo. Mi mettono dentro perché sto a lavorare? Ma che volete, che mi ammazzo? No, ma stia buono qua dalla suocera che è meglio. Ma mi mettono dentro perché voglio lavorare. Metteranno dentro perché voglio lavorare. Poi impazzisce lei se non lavora. Allora che voglio? Però non deve lavorare. No, si trovi un'altra, vada a lavorare in giardino, faccia qualcosa. Lei non può lavorare. Ma io lavoro qua da casa, gestisco tutto, non mi frega un cavolo. Sto cercando di gestire le mie società, la Eco Pallets e la Progetto Immobiliare. Loro mi mandano anche in banca, perché io chiedo di andare in banca, vado anche in banca. L'altra settimana sono andato in banca, chiesto al giudice se posso andare in banca per seguire la società, per seguire dei pagamenti, chiamo per fare la logistica dei camion, per fare gli autisti, per dargli lavoro, perché sennò quelli stanno senza mai niente. Chiude la società, devo chiudere?
E allora eccoci qua e prepariamoci al gran finale della nostra inchiesta, dell'inchiesta di Alberto Nerazzini ad Anzio, Nettuno, comuni di mafia, sciolti per mafia alle porte di Roma. Riprendiamo dall'intercettazione di Vincenzo Italiano, fidatissimo del boss Gallace, che parla di affari con un imprenditore amico. C'è una televisione, c'è un impicci, c'è un imbroglio, c'è una fedizia per fare... Sul litorale romano il numero di giornali e testate è davvero esorbitante, ma la televisione è una. Ecco cosa succede a maggio quando suona il campanello di Young TV e del clandestino. I motivi per essere qui sono svariati. Perché il padrone di casa è Daniele Reguiz, giornalista ma anche editore, conduttore, ex candidato del PD a Nettuno. Un'altra vittima di atti intimidatori, tra cui una busta con due proiettili prima del voto. Due cartucce da cinghiale, quelle grandi proprio. Sì. Calibro 12, leggevo. Ho trovato queste cose. E non c'era scritto niente? Per Daniele. Ci sono queste famiglie, c'è questa roccale di 'Ndrangheta che è radicata davvero da decenni. Noi sappiamo quello che scriviamo, noi quello che scriviamo sappiamo. Dentro al PD del litorale, già schieratissimo con Renzi e sempre allineato al segretario regionale, il senatore Astorre, oggi Reguiz vuole ricandidarsi. Lo hanno definito il nuovo che avanza. I suoi amici, però, sono tutt'altro che nuovi. Abbiamo con noi questa esclusiva con Pino Ranucci. E poi l'ultima cosa che mi ha letteralmente sconvolto è proprio dentro l'indagine. Chi? C'è il tuo nome nell'indagine, ci sono intercettazioni che ti riguarda. È presente? Non l'hai mai vista? Ma sì, che fai il giornalista, poi non l'hai letta l'ordinanza. Fai l'intercettazione, scusa. Oh, ma fa l'ultima. Chi i negri della stazione minacciare a Gianmarco un po' da uscire da casa. Ci batte su Pagama che ne aspettò tu e poi me ne vai giù. E io Gianmarco. Tu il nipote di Daniele. Sì. Poi vado là stasera con va, faccio ride, tabula rasa, mi ha chiamato Daniele, mi ha detto fammi il suo piacere, mi ha detto risolvemelo tu, mi ha detto perché. Ma stasera quando mi vedono tra la faccia, poi che scappano. Stanno chiamando a Maometto. E così, grazie al giornalista Reguiz, non indagato, conosciamo meglio anche la quarta famiglia del locale di 'Ndrangheta, la famiglia Tedesco, il cui membro più importante è Cosimo. Lo avete appena sentito mentre spiega di dover fare un favore a Daniele Reguiz, un raid punitivo a un gruppo di immigrati. Qualche giorno dopo, Tedesco richiama l'amico Reguiz. Oh, che si fa? Vedi, i marocchini si vanno a rompere cazzo, io li ho scrociati. E grazie lei, quanto stai? Pronto? Gli chiede di intervenire per proteggere, scrivono il nipote. Scusi, sono cose che sta alla prefettura e lei non può registrare certe cose che sta facendo. Innanzitutto doveva chiedere il permesso di registrare. Sta registrando. Ma siamo giornalisti, no, facciamo no, anche voi. Se sei giornalista, però dovevi chiedere il permesso di registrare. Perché tu sei entrato, ti do del tu come dai certo, tu lui. Certo, sei entrato. Mi sono tranquillissimo, mi sto bene. Tu sei entrato. Neanche il tempo di tornare qui e si riparte proprio dall'ultimo incontro, quello con l'esuberante braccio destro dell'editore Daniele Reguiz. Salve. Come sta? Semplicemente abbiamo visto che ha cambiato nome, eh? Stia tranquillo. No? Infatti è cambiata la strategia, ora in pratica finge di non vederci, ma soprattutto è cambiato il nome della TV. Lo scorso giugno il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto premiare la TV di Reguiz, facendola balzare in avanti nelle graduatorie. Dunque addio a Young TV All Music, relegata fra i canali a tre cifre del digitale terrestre. Ora si passa al canale 81, che è anche il nuovo nome della TV. Dopo svariati tentativi alla sede della TV, tutti inutili, per caso l'editore Reguiz lo troviamo davanti al comune di Nettuno. È con un amico, ma gli basta vederci da lontano.
Per fortuna che non stavate mai assieme. Reguiz, io devo fare... No, anche perché il signore mi ha attaccato pesantemente. Le devo chiedere delle cose. Le devo chiedere chi ha assunto in questi anni. Gaeta, io non ho parole su dire, addirittura saremo colleghi. No, io no, non sono giornalista. Ah, ok. Sono un autore. Ma okay. Perché riprendi? Ma si ricorda cosa ha scritto in questi mesi, no? Per quella foto. E tu ti ricordi quella foto? Perché mi fai girare con la mafia? Ma cosa sta dicendo? Quella mi una foto è una bandella che c'è per tutti i 43 minuti del pezzo. Ma non è così. Ok, mafia, guarda, posso dire, è un eufemismo per sto posto. Se vuole trovare una parola migliore, visto che è un autore. Probabilmente. Non probabilmente, sicuramente vi state chiedendo chi è questo signore. Si chiama Agostino Gaeta. Oggi si definisce autore, più spesso giornalista o editore. Bene, non avete idea del casino che ha sollevato subito dopo la nostra prima messa in onda, usando ogni mezzo. Ci ha attaccato per la parola mafia nella grafica in alto a destra, che però c'è per tutta la durata del documentario, non solo sopra quella singola foto dove compare anche lui e per la quale ha annunciato querele. Nella diffida il suo avvocato ne pretende l'eliminazione, perché il signor Gaeta non deve essere accostato al signor Reguiz. Oggi però è chiaro che i due si accostano spesso, sono amici e li abbiamo pure in video. Qui l'unico che scrive delle cose, purtroppo, sono io. E sono isolato, sono mal visto, capisci? Allora, probabilmente... Politicamente schierato però. No, assolutamente mai. Mai? Mai autotesto di partito, mai. Però firma per la lista di Casa Pound. Io? Sì. Ma cosa dici? Allora sono false le firme? Sono false. Questa è una notizia. Ma come, scherzi? Io firmo per Casa Pound. Questa è una notizia. Perché se non riconosce la sua firma, abbiamo una notizia da aggiungere alle tante altre. No? Mi faccia ricordare. Adesso ci... No, mi faccia ricordare. Devo ricostruire un attimo. No, io me lo ricordo se firmo per Casa Pound. No, perché... Lista Casa Pound, no? 2019, Casa Pound. Sì. Sì, questa sì, è la sua firma? Ma sono firme raccolte in giro per strada, non lo so, mi ricordo. Probabilmente sono sì. Le firme per convalidare. Sì, dopo aver temuto di doverci occupare anche del potenziale scandalo delle firme false al comune di Nettuno, possiamo tornare alla vera questione, quella documentata, quella che ha causato lo scioglimento dei due comuni. Qui c'è la mafia. Oh. Forte. Ok. Ma forte. Su questo ci stringiamo la mano. Forte. Mafia pericolosa. Facciamo anche dei nomi. Gallace è uno di questi. Gallace. Che ti devo dire? Madaffari. Ecco, bravo. Esatto. Qui, tedesco. Qui, tedesco. Sì, i nomi sono sempre quelli. E ci risulta che le società di Reguiz negli anni abbiano dato lavoro a Cosimo Damiano Gallace, ad Angelo Gallace, che ricorderete è il padre di Beatrice oggi in carcere, ma anche ai tedesco, Cosimo, quello intercettato per il RAI dalla stazione, e Raffaele. E poi ad altri soggetti ancora, legati ai clan e al traffico di droga. Questi rapporti di lavoro sono al centro delle domande che devo fare a Reguiz, l'amico di Gaeta. Il suo problema è solamente uno, è quello che io gli contesto, che gli ho sempre detto, non devi scappare, perché scappare vuol dire... Non ti ascolta. No, ma... È appena scappato. Non lo condivido, non lo condivido, perché quando scappi dimostri colpe. Bravo. Il confronto, dici, puoi anche dire di aver sbagliato, puoi anche dire di ma non lo so che cacchio può dire, no? Io non scappo, insomma. Chapeau. Non ho nessun Chapeau. Problema a raccontarti, capisci? E a documentarti, se vuoi, a documentarti. Non ti racconto a chiacchiere, capisci? Mi hanno mandato delle cose su di te. Ma chi? Mi hanno mandato delle cose su di te. Perché poi c'è un altro film. Interessante. Chi ti ha mandato le cose su di me? Non mi fido. Non ti fidi? No. Ma scusa, mi stai dicendo cosa ti ha mandato? Un dossier su di me? No, atti pubblici, bilanci. Capisci? Bilanci. Ma io sono di un'altra pasta. Se qualcuno ti attacca in questo momento,
o pensa di attaccarti è utilizzare delle cose contro di te. Io sono quello che ti fa la domanda. Perché? Ne parliamo, tanto ti fermerai no, sul territorio. No, perché poi voglio ti dire... sul territorio. No, mi sono già fermato troppo sul territorio. Quello di questo signore, in fondo, è uno stile che non è semplice sintetizzare. Forse la definizione migliore si trova in alcuni atti giudiziari ed è firmata proprio dal suo amico Reguiz, per il quale Gaeta, semplicemente, è uno che muove, ovvero uno che muove merda. Del resto, solo una volta al montaggio, abbiamo potuto apprezzare che anche alla base del loro appuntamento di oggi c'era un movimento. Ma che sei fissato con questo me Reguiz? Ma... No, io zero, io cercavo Reguiz, ho trovato Gaeta. Gaeta non scappa, Reguiz sì. Perché, così. No, ma sai perché? Perché tu vuoi assolutamente associarci. Non no, ho no, no, perché. No. No, no, questo no. Desiderio di associare. Vi associate da soli, poi insomma, però non è ancora reato d'associazione. Ma si associano tutti con Reguiz. Associatevi senza di me. Si associano tutti con Reguiz, me la porto a casa. Sarà come dice, ma è altrettanto vero che in tanti qui sembrano lanciarsi in qualsiasi tipo di affare o società. Lo stesso Reguiz. Non abbiamo idea di come possa combinare editoria e bisteccheria, ma fino a qualche mese fa faceva anche il ristoratore. Con il Mistake Road, che tutti qui chiamano Mystic Road. Solo il 15 febbraio scorso, Daniele Reguiz vende tutte le quote del ristorante a Raffaele Miraglia, professione vigilante. Faccio servizi che mi danno, tipo, non lo so, tipo Conad, tipo Tecneco, queste cose qua. Però a me risulta che lei sia anche un imprenditore della ristorazione. Sì, ho una partita IVA in merito al... sì, a un ristorante, però... È suo? Sì, sì, sono l'amministratore. No, è proprio le quote, a tutte le quote? Sì. Infatti io, perché vengo a disturbare Miraglia? Perché praticamente c'era questo Mistake... Sì. Road. Mystic Road. Detto Mystic Road, cioè... che è appunto un grande ristorante che fa hamburger sulla Nettunense. No, non è una hamburgeria, è un ristorante. Comunque, insomma. Sì, sì. Quindi conosce Reguiz. Daniele, sì. Il 15 febbraio del 2022. Esatto. L'ho presa io in gestione, in amministrazione. Reguiz vende tutte le quote a Miraglia, sì. Raffaele, detto Lelluccio. Da Facebook. Ah, beh, sì. Il profilo Facebook racconta la vita, non sempre a fuoco ed eccitante, di un vigilante. Nessuna traccia dell'imprenditore della ristorazione. Qualcosa non torna, ma forse è solo l'ultima cosa di una serie. Quanti dipendenti avete? Mi perdoni, perché tutte queste domande? No, è l'amministratore. È dell'agenzia delle entrate. No, ancora no, ci sto mandato il curriculum. No, voglio dire, nel senso... Quanti dipendenti avete? Cioè, sì, ma non vedo tutte queste... Cioè, vabbè, vado a vedere dalla visura, va. Sì, ho capito, però non... Non mi dica che non lo sa, perché sennò... No, lo so, dico, però non so la motivazione... La motivazione è che è tutto strano, Miraglia, è tutto strano, è strano... Comunque avete 8 dipendenti. Sì, è tutto strano in che senso, mi perdoni? È tutto strano, questa compagine societaria è strana. Lalli Emanuele. Io sti personaggi. Vito Timpanaro. Non conosco, l'unico che conosco è Daniele Reguiz, anche se mi fa vedere le foto di sti personaggi. Cioè, mai visti e mai. Cioè, non ho rapporto, non ho contatto, non ho nessuno. Lei è andato dal notaio, è andato dal notaio con Reguiz. Poi se vuole, non lo so. Dica lei cosa si deve fare. Lei è andato dal notaio con Reguiz? Certo che sì. A febbraio del 2022? Certo che sì. Proprio il... diciamo subito dopo il lockdown, cioè che, ecco, perché comunque 20, stava chiuso. 48 ore prima dell'operazione Tritone, è un caso quello. Quindi a febbraio il vigilante Miraglia compra dall'editore Reguiz, che a sua volta, alla fine del 2019, aveva rilevato tutte le quote dalla compagine originaria, altrettanto bizzarra. 4 nomi, tra cui 2 imprenditori noti e chiacchierati. Emanuele Lalli, citato in Tritone, ma soprattutto in quella vecchia indagine con il broker dei rifiuti Nocera, e Vito Timpanaro, che finisce dentro l'indagine Tritone a causa di un presunto traffico di armi.
Poi la cosa più sorprendente e drammatica è che oggi nel mondo reale non c'è più nessuna traccia del ristorante Mystic Road. Su Google Maps l'ultima foto che ne testimonia l'esistenza è datata giugno 2019. Poi sicuramente dal 2022 al suo posto c'è la pinzeria Braceria Santa Brace. Che adesso si chiama Santa Brace. No, è sempre Mystic Road. No, la società, ma dico l'insegna fuori era... Mystic Road. Sempre Mystic Road, sì. Non è più Santa Brace, ok. Quindi lei ha preso i suoi risparmi, li ha messi lì nel ristorante. E continua a fare il vigilante. Chi di noi non fa due lavori? Oh. Per dirle, io faccio tipo, che ne so, cioè vedi io il sabato un karaoke giusto per... Fate pure il karaoke. Invitare persone, tanto per farci conoscere un po' di più, facciamo pizze, primi, secondi, cioè voglio dire. Attualmente stiamo lavorando per la finanza, i finanzieri che vengono a pranzo da noi. Menù fisso comunque. Beh sì. Tipo? Tipo facciamo un primo piatto di carne, che ne so, possiamo fare una bolognese, o il giorno dopo possiamo fare due spaghetti a vongole. Possiamo fare una bracciata, cioè la carne per chi piace. Ma no, ma il tipo era quanto costa il menù fisso? È un menù fisso, è una convenzione che è una convenzione che ci abbiamo con la quindi tipo 15 euro? Più o meno, sì, stiamo sui 13-15 euro grosso modo, perché più di là non si può andare. Però l'estate è andata bene? Sì, sì, l'estate è andata bene, mo le ripeto, sto... riprendendomi, cioè sto nel, come si dice, nel limbo? In mezzo, fra... No, sto nel cercare di coprire ogni mese tutto, perché ho sta cosa con i finanzieri e quindi dal martedì al venerdì comunque so che ci sanno 30-35 compensati che cioè, vengono lì a mangiare. Be straight with me, but gently, tender before you kill me. Il ristorante, che esiste solo nella mente del vigilante Raffaele Miraglia, proprietario immaginifico del Mystic Road, è abbandonato da tempo con il suo grande piazzale che è una discarica. Sul retro, quasi nascosto, il ritratto di una bistecca enorme e un numero di cellulare. Pronto, buonasera. Buonasera. Mi sente? Volevo prenotare per venerdì sera. Ma Santa Brace? Mystic, mi hanno dato il numero. No, allora Mystic ha chiuso 2 anni fa. Poi ho aperto Santa Brace, ma l'abbiamo venduto. Non esiste più nulla di tutto ciò. Ah, ma mi hanno detto facciate il karaoke il venerdì sera. No, ma quello succede nel 2017. Addirittura. Ma. Sì, il karaoke sì. Ok, grazie. Mi spiace, buona serata. Arrivederci. Poi improvvisamente una luce, un'apparizione. Sarà lo spirito del Mystic Road, ma dal buio sbucano due cinesi. No, questo non c'entra niente, dopo ricambia ancora. Ricambia ancora, cambia il sushi di strada. Ah, adesso diventa sushi. Dalla brace al sushi, e i due sono qui per seguire il cantiere. Nulla sanno dei predecessori, dell'editore Reguiz o del vigilante Miraglia. Sanno solo che il nuovo proprietario è il cinese che ha quell'enorme capannone blu e che ha comprato da uno che ha un altro ristorante non lontano, uno con una supercar che si chiama Max. Con la Porsche, il solito è venuto con la Porsche. Con la? Con la Porsche. Con la Porsche? Con la Porsche, sì. Ah, c'è la Porsche. Ecco intanto l'imprenditore cinese del capannone. Mi hanno detto Santa Brace non c'è più. Non c'è più. È stato venduto al signor Biesen, sì. Che è lei. Sì. Ok, che farà un ristorante di sushi. Sì. Io voglio capire da chi ha comprato. Non lo so chi ha comprato. Tu vuoi comprare? Io voglio capire di chi era Santa Brace. Chi vuoi fare? No, io voglio fare il giornalista da quando sono piccolo. E sto cercando di fare il giornalista. Non voglio comprare il ristorante, ma non c'è. Mi dice solo se lei è in affitto da questo signore. Sì. Ed ecco la Porsche davanti al ristorante pizzeria La Fornace di Max Meschini. Reguiz ha gestito un ristorante.
Sì, ha gestito il ristorante per, non ricordo bene per quanto tempo, poi ci sono stati dei problemi commerciali e l'abbiamo ripreso. Ok, perché a un certo punto invece il 15 di febbraio Reguiz vende... Non mi dica le date, no, ma sono qua da... Sì, comunque il 15 di febbraio Reguiz passa tutte le quote a Lello Miraglia. Miraglia diventa il proprietario del ristorante. Io abbiamo ripreso noi in possesso il locale. Dopo il febbraio, per capire. No, non ricordo le date. Vabbè, Poi il suo avvocato mi racconterà di uno sfratto, rifilato all'editore Reguiz. Resta l'impresa mirabolante e a tratti poetica del vigilante che ha costruito il ristorante che non c'è. Mi fa strano che lei sia un imprenditore della ristorazione che vuole che lei cucini qualcosa? Vuole che la inviti volentieri al ristorante? Mi inviti al ristorante. Domani come è messo lei? No, domani sto impegnato perché la mattina lavoro, pomeriggio devo andare ad Anzio, devo portare mia figlia, si fa 18 anni, si deve comprare un vestito, stiamo girando un po' di vari negozi. Dove negozi, fa la festa vari... lì al ristorante? No. Sì. La... C'è un ristorante, almeno facciamo la festa. È come quello che si fa, cioè fa il salto e poi si va a fare il vestito. Esatto, là. Esatto. Resta il carico di domande. Ultimo tentativo alla TV, ma trovo solo l'ennesima fuga del braccio destro di Reguiz, che poi non si è mai presentato. È Giuseppe Giordano da Castellammare di Stabia. Anche lui con precedenti importanti per associazione a delinquere di tipo mafioso e stupefacenti. Devo chiederle una cosa, devo chiedere chi avete assunto, devo chiedere dei suoi precedenti per mafia. Mi risponde per cortesia? Giordano? Giordano? Nelle 1300 pagine dell'ordinanza Tritone trovi anche questo club privato, il Marron Five. E vale la pena approfondirla, questa storia, per mettere davvero a fuoco la potenza della locale d'Ndrangheta del litorale romano. Neanche il tempo di fare due riprese degli esterni del Marron Five e arriva lui. Vorrei capire perché sta riprendendo dentro al locale. Dentro al locale? Stiamo riprendendo dal suolo pubblico. Però perché? Perché ci stiamo occupando di Anzio Nettuno e ci stai. Lei chi è? Scusi, sono Alberto Nazzini. Titolare, piacere, Mauro. Mauro? E questo locale, forse lei lo sa, se il titolare è raccontato nell'ordinanza Tritone. Quindi? E quindi sono un giornalista e sto... Okay, quindi fa... saprò chi denuncia. Saprò chi denuncia perché tutte calunnie. Nell'ordinanza non si parla di lui, ma di suo fratello, Alessandro Marrone. Per gli inquirenti è vittima di una estorsione talmente importante da spingerlo a chiedere aiuto direttamente a Gallace, Maddaffari e Spanò, i vertici della locale di 'Ndrangheta. Poi in questa storia gioca un ruolo cruciale anche un altro personaggio di peso della criminalità romana. Fabrizio Piscitelli, che lei sa chi è, alias Diabolico, ucciso sì, nella... C'ha avuto a che fa, sì, con mio fratello. È ucciso nel 2019, quindi è legato, era amico forse di suo fratello. Hanno sì, una conoscenza perché ha aperto il locale lì a Ponte Milvio. Che locale era? Tipo una... il suo? Ah no, il suo a Ponte Milvio era una birreria. Una champagneria, roba di cose che... Quindi è tutta una storia di Roma Centro, ci dice, una storiaccia di suo fratello Alessandro. I rapporti con Diabolic, l'irriducibile della curva laziale, del narcotraffico, dell'estrema destra e di Carminati. Accanto all'investimento in un locale nel cuore della celebre movida di Ponte Milvio, il Lady Champagneria. Anche l'estorsione va cercata a Roma. Insomma, bisogna parlare con Alessandro Marrone e suo fratello ci mette in contatto. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Si parla di un'estorsione. Ma non c'è nessuna estorsione, infatti non capisco dove è uscita questa cavolata. Quindi lei non ha mai ricevuto... No, assolutamente. Però la conoscenza con Fabrizio Piscitelli, sì, quella c'è. C'era. Era un amico, certo. Nega l'estorsione, però conferma l'amicizia con Diabolic e quando lo incontro, Alessandro Marrone, conferma anche quella con i vertici della locale di 'Ndrangheta del litorale, Bruno Gallace e Giacomo Maddaffari. Per lei Giacomo Maddaffari e Bruno Gallace non sono
non sono appartenenti a criminalità organizzata. Per me erano amici calabresi, brave persone, amici. Punto. Il passaggio è il congiunto interessamento di Spanò Gregorio, conosce pure lui? Sì, conosco, il quadrante, la vigna. Il fornaio. Certo. Che stava organizzando un viaggio da 500 kg di cocaina. Fornaie di Lavigno su strani, dico solo questo, uomo fidatissimo di Maddaffari Giacomo e di Bruno Gallace per fornire protezione ad Alessandro Marrone, vittima di un'estorsione sì importante da rendere necessario l'accompagnamento della vittima da parte di Piscitelli e Fabrizio. Infatti il letto, ma non è mai venuto con Fabrizio a parlare. E quando l'hanno ammazzato il suo amico Diabolic, la prima reazione qual è stata? Perché? Cioè... Perché la morte mi è dispiaciuto. Cioè... Lui voleva entrare in società? Stavamo valutando, invece poi non si è fatto più niente. Comunque, incrociando diverse inchieste e diverse intercettazioni, è possibile ricostruire la storia del Lady Champagneria, il locale romano di Marrone, ben presente anche nella grande indagine sul clan camorristico dei Senese, cappeggiato da Michele il Pazzo e da suo figlio Vincenzo, che proprio il giorno dell'inaugurazione è al telefono con Marrone. In cambio della protezione del clan, Marrone accetta di pagare una cosetta al mese e accetta anche di assumere un familiare del boss, lo zio Tonino. E così, dopo le notti del litorale, Marrone va alla conquista della capitale. Bene l'inaugurazione a fine novembre 2018 e bene i mesi successivi, grazie alle sciabolate e alla clientela frizzante che attira anche le attenzioni dei giornali. Ma poi ti ha chiamato il tuo socio pazzo lì, Marrone? Il mio socio pazzo Madonna? Sì, quello Marrone, quello che fa le cazzate. Sì. Ma Bruno, io ti chiedo scusa per... I problemi arrivano con l'anno nuovo e ce li raccontano le intercettazioni di Tritone. Qui siamo a luglio 2019, la champagneria di Ponte Milvio è già saltata. Soprattutto è saltata la pazienza del boss Bruno Gallace. Lui non può creare fastidi ad altre situazioni. Allora, io ho saputo una mezza cennata, se tu ci avevi un problema a questi signori ti è stato fermato questo problema. Ma tu che fai? Porti questi signori a creare problema sempre qua in zona da noi ad altre persone. Bisogna parlarci un attimo, perché tu non è che puoi rompere le scatole così, eh? Il boss non può accettare che, dopo aver già accontentato una richiesta di protezione, Marrone si sia permesso di presentarsi sul litorale in compagnia proprio di Piscitelli alias Diabolic. Nemmeno i suoi più stretti collaboratori se ne capacitano. Ma perché Diabolic può uscire da Roma? Come cazzo ha fatto? Come cazzo ha fatto a uscire da Roma? Che c'ha la sorveglianza? Che vi affa casino? Tu che c'hai la sorveglianza, vai in un posto vai a fa casino. Questa storia ci regala anche la fotografia dei rapporti stretti e fruttuosi fra la locale del litorale e l'andrangheta che comanda nel cuore della capitale. Proprio al Marron 5, Gregorio Spanò, il 5 maggio 2019, festeggia i 50 anni. E i carabinieri, tramite la videosorveglianza predisposta, documentano l'arrivo da Roma di svariati ospiti di peso. Chi era Romano? Fermo un po', devo andare da Romano. Dove sta? Sarà. E guarda che non avevano demonstrato il caffè di Parì. Detto che viene domani sera. Ah. Ah, via Veneto, là. Gli hanno ritrovato tutto, questi pezzi dell'arte. E hanno risarcito tutti i cazzi. Vero. Ora ha fatto cosa e ha chiesto pure il risarcimento. Il Caffè de Paris, da simbolo della gloriosa dolce vita di via Veneto, ha emblema della forza degli Alvaro Carzo, titolari della locale di 'ndrangheta della metropoli. Il rispetto verso il comando del litorale è cosa nota e ricambiata. E l'attesa cena sul mare di Anzio all'aria del summit. La storia di Marrone è ancora all'ordine del giorno. In fondo aveva chiesto protezione anche al fronte Spanò Maddaffari. Qui
indica dava un problema un po' di rossi quindi per l'appoggio di mia non toglie più il nome mio io che devono marron fare non parlare anche di finanzieri ecco un po' quindi di me che deve problema di chiappare con i chiavi Ciro. È la sera del 1 agosto 2019. Meno di 6 giorni dopo, Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, è seduto su una panchina al Parco degli Acquedotti, zona sud-est di Roma. Il killer è vestito da runner e gli si avvicina alle spalle, lo fredda con un singolo colpo alla nuca. Prima di chiudere devo tornare anche da Romolo al Porto, il ristorante simbolo di Anzio, quello dei VIP, il ristorante di Walter Regolanti, il grande amico del sindaco De Angelis, perché ci sono delle novità. Regolanti, salve. Posso farle un paio di domande? No, tu a me non lo fa proprio niente, ma devi sparire proprio da qua. Sto lavorando, se mi dai prenotato, sì, no, poi devo lavorare, grazie. Era per no, disturbarla no. Prima del pranzo. Grazie, se puoi togliere quella cosa. Dopo la nostra prima inchiesta, l'accoglienza non è delle migliori, ma ecco la prima storia, la storia di un fallimento. Un ex dipendente del ristorante, parecchi anni fa, ha avuto il coraggio di denunciare per aver riconosciuti i suoi diritti perché in oltre 10 anni di lavoro non le è mai stato dato quanto le spettava. È arrivata fino in Cassazione e ha ragione lei, il ristorante deve pagarla. Regolanti, le devo fare 2 domande sul fallimento di Romolo al Porto. Fallimento. Guarda, non mi devi parlare, cucina di... Sono lì professionista, master. Ma lo so benissimo. Come devi parlare di cucina di vino? Io non parlo di altro con lei. È fallito. Grazie. Nel novembre del 2018. Grazie, non so di cosa sto parlando. La Da Romolo al Porto SRL è dichiarata fallita a novembre 2018. La lavoratrice, però, ancora oggi non ha visto un quattrino perché si tratta di una scatola vuota. La sua sede legale non è qui al Porto, è in via Partenope, zona residenziale di Ville e Villini. Ci siamo andati. La sorpresa è che all'indirizzo della società fallita abbiamo trovato casa Regolanti. Qui abita Regolanti? Regolanti, sì. Walter? Sì. Ah, ho capito. Sembra proprio la classica storia della bad company all'ombra di un successo ostentato. Invece di pagare i creditori, in questo caso dare circa 60.000 euro a una ex dipendente, si è deciso di far fallire la Da Romolo al Porto SRL, la società con i debiti, e andare avanti con la Romolo al Porto d'Anzio SRL, come se nulla fosse. Gestisco con mio fratello questo locale da 30 anni. Ho letto di Totti che è venuto da voi e si è fermato tutto qualche mese fa. Totti è uno dei nostri clienti, dei tanti clienti che abbiamo. Me ne cita qualcun altro, Walter? Bonolis, Jerry Scotti è un altro grande amico, Amadeus. Poi c'è la storia delle verande del ristorante, che a un certo punto sono poste sotto sequestro perché non rispettano le autorizzazioni. Ma questa è soprattutto la storia di una grande amicizia. Che dici? Scusa se te chiamo De Bizza, ma mentre io sto in vacanza te, di ammazzate. Mi stanno sigillando il ristorante i vigili un'altra volta, sempre di nascosto e sempre quando ci stiamo noi. Ciao. Grazie, un bacione. Nella prima telefonata intercettata, Ibiza chiama Anzio. Al ristoratore in vacanza bastano poche parole all'amico sindaco che si mette subito al lavoro per lui. Parla con Sergio Ierace, che è il comandante della polizia locale, quello che ha eseguito il sequestro in nome della legge. Ma non si può nulla? No, perché loro hanno fatto già il verbale. Come faccio? Meglio vedersi, sospira il comandante, ma ormai il sindaco è furibondo. Chiama anche Gianluca Mazzi, il fidato assessore alle politiche del territorio. Sindaco? Ma scusa un attimo, no, ma porca madonna, mi hanno sequestrato un'altra porta di verande. E perché sta cosa? Ma mo dici a me, te lo dico a te, fa assessore. Dimmi che devo fare. Chiama Ierace, se risolvete il problema. Qualche giorno dopo il sequestro è annullato, registrano gli inquirenti. Noi invece avremmo davvero voluto registrare quell'intervista che inseguiamo da mesi.
Candido De Angelis non ha mai risposto alla nostra richiesta inviata a novembre, quando era ancora sindaco di un comune a un passo dallo scioglimento per mafia.